E veniamo alla stretta, torniamo alla strettissima attualità, lo facciamo questa mattina con il direttore del Corriere del Mezzogiorno che è collegato con noi, Enzo Derrico. Buongiorno Enzo. Buongiorno, buongiorno a voi. Ben ritrovato innanzitutto, perché è un po' una tradizione con il direttore del Corriere del Mezzogiorno, d'orso del Corriere della Sera qui a Napoli, occhio fondamentale sul sud e non solo su Napoli del Corriere della Sera. La stretta attualità, hai sentito le notizie flash, è ovvio quello che era nell'aria ormai da un po' di ore, adesso ufficializzato, Renzi, il nuovo partito, eccetera eccetera. Ora, con tutte le rassicurazioni di questo mondo, ok, però a Napoli, come si dice, non ci pigliamo per fesse, se mi posso permettere. È chiaro che la nascita di un nuovo partito, di una nuova entità, nuovi ministri che fanno capo ad un altro leader che non è più Zingaretti, dai, sono quelle cose che nella politica pesano, e come se pesano. No, c'è da sperare che non sia un nuovo Stai Sereno, insomma, questo partito. Stai Sereno. Insomma, certo, era nell'aria da tempo questa cosa, questa scissione all'interno del PD. Bisogna vedere i motivi di questa scissione, nel senso che io credo che ci siano motivi anche, come ha detto lo stesso Calenda, che è andato via prima di Renzi dal PD, ci siano motivi di palazzo anche all'interno. Avere una maggioranza a tre in alcune occasioni può essere più utile di avere una maggioranza a due. In che senso? Cioè, il terzo può raccogliere anche voti in settori dove casomai gli altri due partiti, intendo PD e 5 Stelle, non arrivano. Credo che l'operazione di Renzi sia soprattutto diretta a calamitare i voti in uscita di una forza centrista moderata qual è Forza Italia, insomma, che mi sembra sia, diciamo, in una fase di crisi molto avanzata. Direttore, però questa allora, quello che ci hanno un po' insegnato nella storia, quello che si legge politicamente, è che però la compattezza di solito vince rispetto a questa parcellizzazione. Quindi in realtà stiamo andando nella direzione opposta. Di nuovo una cosa che non è assieme, devono stare insieme più anime. Dovrebbe diventare ancora più complesso, in teoria. Questo non c'è dubbio, anche se dovremo vedere quale sarà, se ci sarà una nuova legge elettorale, ossia se si va verso una direzione di un nuovo maggioritario, casomai a doppio turno, come quello francese, oppure verso il proporzionale puro. Una, diciamo, parcellizzazione delle forze all'interno di una legge proporzionale genera sicuramente molta più confusione, molta più conflittualità e maggioranze sicuramente meno coese rispetto a quelle che potrebbe portare un maggioritario. Quindi siamo soltanto all'inizio di un percorso, perché poi tutti questi movimenti nazionali troveranno eco nelle elezioni locali che ci aspettano, ossia quelle regionali dell'Umbria e poi dell'Emilia, e poi ci sarà la Campania anche, fra le altre cose, dove credo ci saranno punti di frizione non indifferenti, vista la posizione di De Luca, che è un bel personaggio, devo dire, presidente della regione, sì, Campania. Direttore Derrico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, qui ci sono, ci pensavo mentre l'ascoltavo, ti ascoltavo, tre napoletani diversi. Sì. Gianni Simioli, napoletano, sì, che buongiorno, a Napoli, direttore, ci è rimasto. Ciao Gianni. Io, che napoletano classico, no? Che si è, sì, fatto la valigetta e è andato altrove. Ilaria, ragazza, studentessa, 23 anni, che si sta costruendo il futuro. Che cosa diresti a ciascuno di questi tre napoletani, direttore? Ma a Gianni nulla, che ha fatto benissimo a rimanere, perché fa un lavoro egregio, diciamo. Quindi, grazie, direttore. Secondo me servono persone come lui, capaci di affrontare una realtà complessa anche con l'ironia, che è un dono dell'intelligenza, fra le altre cose. Grazie tanto. E te direi che forse in qualche modo, siccome fai giornalista, hai fatto la scelta migliore, diciamo, andare via da Napoli. Anche una scelta, come ti posso dire, credo obbligata, perché purtroppo Napoli, che è di oggi passione, anche però. Sì, ma anche c'è un problema, una delle tante contraddizioni di Napoli è questa, che Napoli oggi è, ma oggi non solo, credo anche in passato, è la città italiana a più alta produzione culturale. Quando parlo di produzione intendo creatività,
vero, se tu pensi che Napoli è la città che ha più scrittori pubblicati, sono credo oltre 50. È un vulcano da questo punto di vista. È Ilaria, vulcano. Direttore, perché poi ci dobbiamo salutare. Ilaria, la cosa che ci interessa di più, lei ha 23 anni, che le diciamo? Ah, le dico di seguire il suo sentimento, di non farsi ingabbiare nella retorica facile, Napoli, vedi Napoli e poi muori, è stata liquidata benissimo dagli ultimi film dei Manetti Brothers, ma credo di seguire il suo istinto. Napoli non deve essere una prigione né un luogo da cui dover andare via necessariamente. È una città come tutte le altre che ha straordinarie risorse e che uno deve considerare come gli altri considerano una propria città. Tutta questa mitologia presente a Milano basta. Non esiste. No, è vero, sì, vero. Giusto, sì. Corretto. Giusto, sono convinto. Farò buon uso di questo consiglio, grazie. E speriamo che vinca il Napoli, perché il giorno dopo si vendono più copie, copie del giornale. Grazie, Enzo, direttore Enzo, Enrico. C'è grande sofferenza, ti dico solo questo, c'è grande sofferenza. Sì. Speriamo che ci sia grande gioia. Bravo. A prestissimo. Enzo Enrico, grazie.